cioè le mie sculture sono luminose, ma viene forse dalla riflessione storica, artistica. Se ci fai caso, una frase ricorrente in tutti i testi di arte, c'è sempre l'artista cerca di catturare la luce. L'artista ha voluto, dal 200 fino al Rinascimento, fino adesso, i pittori in particolare, c'è sempre questa frase qui. E io un po' forse inconsciamente ho detto, boh, li frego tutti, la luce la metto dentro il quadro e faccio delle sculture luminose che in effetti non si erano mai viste, perché la scultura classica di bronzo o di marmo ha il difetto, secondo me, che alla sera non la vedi, è sempre male illuminata. Io ho ribaltato la storia, cioè faccio delle sculture che tu puoi vedere solo di notte. Mi era piaciuta questa cosa qui. E nasce da un particolare legato a Pavia. Io ho sempre dipinto, facevo delle pitture su plexiglass. A un certo punto, andando a comprare fisicamente il plexiglass, cioè il materiale, trovo lì, in questa ditta di insegne pubblicitarie, un coniglietto alto così verde che si era rotto e apparteneva a un ristorante che c'era qui dove c'è il Ponte Vecchio, era il Rabbit. Uno dei due coniglietti con la scrittina che si era rotto l'avevano portato ad aggiustare, io l'ho visto strappolato dal contesto e ho avuto proprio un'illuminazione in tutti i sensi. L'ho visto come una scultura e non un messaggio pubblicitario. Da lì è cominciata tutta la mia storia di sculture luminose. Perciò posso dichiarare che un coniglio mi ha cambiato la vita. Guarda, Pavia è nel mio cuore, ormai è la mia città a tutti gli effetti. Io sono di Dorno, ma a Pavia ci ho studiato, ho fatto liceo artistico. Ci ho studiato, abitato, ci vivo tuttora, mi sono sposato, ho avuto una figlia. Timorì avevamo fatto un concerto al Fraschini, al castello, e lì c'era il cavallo all'inizio del castello. Poi avevo messo delle sculture con Max Pezzali quando anche lui aveva suonato dentro al castello. E aveva messo poi una scultura che doveva restare fissa nei giardini. Poi invece l'altro episodio, anche più recente, sicuramente quello della rotonda, era un omaggio all'ingresso della città e anche alla vicinanza della Guardia di Finanza. E poi per ultimo, sicuramente forse la cosa più importante, l'illuminazione del Ponte dell'Impero. E quello mi ha dato tormento ed estasi. Bellissimo.